Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Usciti di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3, e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri e se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio. Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Parola del Signore. Ci risiamo, cari fratelli, un'altra pagina che, letta così, non so cosa avete provato voi nell'ascoltarla, letta così magari anche in un modo un po' superficiale, ti arriva come un pugno allo stomaco, ti fa davvero dire: Signore, sui conti non ci siamo, sulla giustizia puoi dire quello che vuoi, ma non ci troviamo d'accordo, per niente. Già domenica scorsa ci hai educato ad avere un cuore diverso dal cuore umano, ma ci hai educato ad avere un cuore divino, 70 volte 7. Stasera, quella domanda che personalmente a me graffia il cuore: sei invidioso perché io sono buono? Ma lasciamoci guidare dal racconto. La parabola è all'interno di questo contesto e vedrete che subito il contesto ci fa entrare, noi oggi 2020, appunto nella parabola che Gesù ci ha raccontato. Pietro aveva chiesto al Signore: Signore, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Cosa ne avremo in cambio?
logica del mercato. E Gesù gli dice, in cambio, il centuplo, avrete il centuplo, cioè vi sarà dato in sovrabbondanza, ma Pietro, ricordati che i primi saranno ultimi e gli ultimi i primi. Entriamo nel contesto. Quante volte, cari amici, ci siamo posti la domanda, che cosa ci guadagniamo ad essere cristiani? A star dietro a questo qui, con tutto rispetto Gesù, stando dietro al Signore, che cosa ci guadagniamo? Diciamoci la verità, che qualche volta se si è cristiani, non sempre, però si è un po' uomini a metà. Questo pensiero a volte, se va in chiesa, bigotti, uomini del Medioevo, vero? Poi, se sei cristiano, la tua libertà è un pochettino frantumata perché non devi. Signore, facciamo un piccolo contratto. Io ti vengo dietro e tu cosa mi dai? Il ragionamento di Pietro. I nostri ragionamenti. Se vengo in chiesa e quasi materialmente non ci guadagno niente, una perdita di tempo. Se prego e poi lui non mi dà quello che voglio, cambio Dio. Usiamola, perché è la logica dell'uomo questa. È la logica, con tutto rispetto per i miei ragazzi al quale voglio un bene dell'anima, non dico il nome Sabrina, però quando noi chiediamo qualcosa ai ragazzi, che fanno eco a noi adulti, solitamente cosa succede? E tu cosa mi dai? Vero? Loro fanno da eco alla comunità adulta. E allora ecco Gesù. Allora ha preso per mano Pietro. Questa sera prende per mano Don Mauro, prende per mano ciascuno di noi e racconta questa parabola che, ripeto, letta in modo superficiale, ti arriva come un pugno allo stomaco. Un vignaiolo esce e cerca braccianti per lavorare la sua vigna. Tempo della vendemmia, non bisogna aspettare troppi giorni, altrimenti i grappoli marciscono, ha bisogno di tanto mano d'opera, una cosa normalissima. E guardate che era una cosa normale per un padrone che aveva una vigna grande uscire più volte al giorno per cercare braccianti. Quindi quei discepoli hanno detto, che bella storiella quella che ci racconta Gesù. E fin qui tutto bene, esce all'alba, esce alle 9, esce a mezzogiorno, poi esce alle 3, esce alle 5, fin qui via tutto liscio. Poi arriva la bomba, il momento della paga. La logica del Signore, fai chiamare gli ultimi, cioè quelli che probabilmente avevano lavorato ma neanche un'ora, perché ora che sono stati chiamati, ora che sono andati alla vigna, ora che il padrone gli ha detto quello che dovevano fare, ricevono un denaro. Adesso facciamo partire la logica di noi uomini. Se questi che hanno lavorato un'ora hanno ricevuto un denaro, quelli che hanno lavorato tutto il giorno, almeno uno e mezzo, o no? O no? Avete le mascherine, ma fate qualche cenno? Ok. O no? Almeno uno e mezzo. Se poi vogliamo essere precisini, stiamo lì a dire, vabbè, uno e mezzo, magari quelli delle 3 del pomeriggio, 2, a quelli che hanno iniziato al mattino. Ecco la bomba. Dio non è un imprenditore, Dio non è un commercialista, Dio è per eccellenza un donatore. Sta cosa noi non l'abbiamo ancora capita. Non è questione di giustizia umana di dare a ciascuno il merito. Perché se il Signore dovesse pagare Don Mauro per il merito, io sono fritto. Se io gestisco la mia relazione con Lui e con la mia comunità nella logica umana del merito, io, non so voi, ma io sono fritto. Perché sì, è vero, qualcosina faccio,
ma potrei fare qualcosa di più. E quando perdo tempo? E quando mi metto in cassa integrazione? E quando prendo i giorni di malattia? Ecco la logica evangelica. Dio non guarda il merito. Dio guarda in faccia i suoi figli e dice: per me siete tutti uguali. Il mio cuore non è piccolino così per quelli che hanno lavorato un'ora nella vigna e grosso così per quelli che hanno lavorato tutto il giorno. La vigna nella Bibbia è l'immagine stupenda del popolo che lavora per costruire la gioia, il vino da gioia. Vi ricordate le nozze di Cana? Allora, questi braccianti che possiamo essere noi, siamo chiamati dal Signore non a fare chissà che cosa, ma a costruire un'umanità abitata dalla gioia, dalla speranza, dall'amore, da quello sguardo fraterno, dal qual scendere dal piedistallo dove qualcuno si deve sempre sentire. Questa è la logica evangelica. Poi qualcuno questa dimensione la vive fin da piccolo. Qualcuno ci arriva nell'età dell'adolescenza, qualcuno ci arriva nell'età adulta, qualcuno ci arriva nell'età della vecchiaia. Ma a me, Don Mauro, non dovrebbe interessare che questo benedetto Dio ha un cuore grande per tutti? Altrimenti davvero cado nell'invidia, Signore. Io fin da piccolo sto tentando di starti dietro. L'errore sta invece nel fatto di non riuscire a capire quanto è bello lavorare per questo vignaiolo. Quanto è bello rimboccarsi le maniche, perché nel nostro piccolo possiamo rendere questa umanità più vivibile per tutti. E questa è la bellezza del Vangelo. Non è questione io prima, tu dopo, io tanto, tu poco. Questo lasciamolo fare ai cristiani che hanno uno sguardo un pochettino opaco, a quei cristiani che sono ancora lì a dire che se dico due Ave Marie allora ottengo una grazia più grande, a quei cristiani che dicono che se si viene a messa si è più bravi degli altri. Ti capinne got? Perché non è questione di merito, ma è questione di grazia. È questione di questo vignaiolo che ha bisogno di tanti amici perché lavorino nella vigna del mondo per rendere questo mondo abitato da quel frutto che rende la vita più vivibile. Anche quando si soffre, anche quando si piange. E allora questa sera, cari amici, dobbiamo chiedere al Signore di uscire da una relazione con Lui mercantile, non so come chiamarla, meritevole, cosa ho fatto di male per meritarmi, ma non ti meriti un bel niente. La gioia di lavorare per te, Signore, e la gioia di vedere tanti fratelli che prima o dopo percepiscono che se lavorano nella tua vigna, lavorano per te, rendono questo mondo più bello. Questo dovrebbe essere il nostro desiderio, che non deve rimanere un desiderio aleatorio, ma deve diventare coinvolgimento. È talmente bello fare questo, lavorare per questo, è talmente bello impiegare bene il mio tempo per il bene degli altri che lo dico anche a te, Giovanna, che lo dico anche a te, Stefano. Poi qualcuno mi dirà: ma vai a farti benedire, va bene. E qualcun altro magari ti dirà: ma guarda, se è così bello lavorare per la vigna del Signore, ci vengo anch'io. Chiesa missionaria, vuol dire quella roba qui. Non vuol dire partire e andare in Africa. Vuol dire far girare la gioia del Vangelo di questo vignaiolo che mi ama non per merito ma per grazia. E quanto è bello lavorare per Dio e per gli uomini. Io mi domando, le persone che abitano il proprio orticello
che vedono il mondo che è lì, il tempo che passa, che riempio la mia vita di quello che voglio io, dei miei hobby, dei miei interessi. Ma gli altri, che vita è? Ti accorgerai alla fine della vita di non aver mai vissuto. Questo è il dramma. Questo è il dramma. Invece il Signore ancora una volta questa sera ci dice: dai Don Mauro, vieni nella mia vigna, non preoccuparti, la ricompensa te la do io, è il mio amore, un amore che va al di là della morte, un amore che si incarna in tanti gesti, un amore che si incarna nell'amore, per esempio, di un uomo e una donna che dopo 50 anni celebrano ancora il loro amore. Questa sera nella nostra assemblea liturgica abbiamo Antonio e Franca che sono qui con la loro famiglia a dire grazie Signore, perché 50 anni abbiamo lavorato nella vigna, facendo brillare un po' questo tuo grande amore. Preghiamo per voi e preghiamo per tutte le coppie che siete qui. Preghiamo perché il Signore ci faccia gustare quanto è bello lavorare per Lui.